La mitologia, nella storia dell'arte italiana, pur non essendone l'argomento cardine, rimane comunque molto utilizzato dagli artisti sin dal primo Rinascimento. Il primo a realizzare un'opera a tema mitologico, che venne poi riconosciuta come il suo capolavoro, fu Botticelli, con La Primavera. In questo capolavoro senza tempo è immediatamente riconoscibile l'influenza neoplatonica dovuta alla formazione giovanile dell'artista. Infatti, i corpi delle figure non rispettano proporzioni reali, ma ideali, in quanto quest'ultimo considerava la realtà e l'uomo imperfetti. Un altro segno distintivo della pittura botticelliana è l'uso della circunscrizio, detta anche linea fiorentina, che dalla distanza non è percettibile, ma che diventa evidente nel momento in cui ci si concentra sui dettagli. Inoltre è completamente assente la prospettiva, infatti tutti i personaggi sono immersi in uno sfondo nero. L'altro massimo esponente del neoplatonismo fu Michelangelo, che riprese gli stessi tratti ideali di Botticelli sia nella Cappella Sistina che nel David. In particolare, nella prima, sul fondo dove è presente il Giudizio Universale, realizzato dall'artista sotto Papa Paolo III, in cui Cristo, che viene appunto rappresentato con un corpo titanico e innaturale, giudica le anime degli uomini, con la mano destra salva quelle dei beati, mentre con la sinistra condanna i peccatori. Tutti sono quasi spaventati da tale divino furore, in particolare la Vergine, che siede rannicchiata accanto al giudice, e San Pietro, che gli restituisce le chiavi del paradiso. Nel David, invece, per esaltare il ruolo della ragione e il concetto di Homo Faber, l'artista ingrandì sia il capo che le mani. In questa scultura Michelangelo rappresenta il giovane eroe biblico prima della battaglia contro il mostro Golia. Egli riflette sullo scontro che di lì a poco avrebbe avuto luogo. Ciò si nota dall'intenso sguardo che scruta l'orizzonte in attesa del nemico e dai muscoli tesi. Questi due artisti, nonostante abbiano ricevuto la stessa formazione, trattano di due mitologie diverse. La prima è mitologia greca, mentre nel secondo caso si tratta di mitologia cristiana. In particolare, questa seconda venne ampiamente ripresa nel periodo della Controriforma, in quanto la Chiesa aveva imposto una pesante censura sui temi che potevano essere trattati nelle opere, in quanto, in seguito all'affissione delle 95 tesi da parte di Martin Lutero, la Chiesa Cattolica aveva perso molto consenso tra il popolo e necessitava di ravvivare la fede nei fedeli. L'arte, quindi, divenne mezzo di indottrinamento, come nei casi di Andrea del Sarto con la Madonna delle Arpie e Rosso Fiorentino con la deposizione della croce. Si discosta da ciò Giulio Romano, che nella Sala dei Giganti, con il suo grandioso affresco La Caduta dei Giganti, rappresenta i figli di Urano, fulminati da Giove, per aver tentato di scalare l'Olimpo. La particolarità di quest'opera è che copre completamente tutte le pareti della stanza, camuffandone anche la percezione degli angoli. Per questo può essere definita ipertrofica. Cambiando secolo, cambia anche lo stile artistico prevalente. Infatti, nel 600, si ebbe l'affermazione del barocco, che si discostava notevolmente dal manierismo per quanto concerne i temi trattati nelle opere. In quanto, con la fine della Controriforma, non era più presente la pesante censura che aveva caratterizzato il secolo precedente. A testimonianza di ciò, anche famiglie che al loro interno avevano esponenti dell'ambiente ecclesiastico, come i Borghese, acquistavano opere a carattere laico, come nel caso di Apollo e Daphne di Bernini. Come suggerisce il titolo, quest'opera raffigura il dio del sole intento a rapire la ninfa Daphne, la quale, pur di sfuggirgli, implora il padre, il dio fluviale Peneo, di farla tramutare in un albero di alloro. Caratteristica principale di quest'opera, come per tutto il barocco, è il grande pathos trasmesso. Infatti, viene colto l'attimo esatto in cui Daphne ha iniziato la sua trasformazione. Ciò è deducibile anche dalle espressioni stupite presenti sul volto di entrambi i personaggi. L'altro capolavoro barocco, caratterizzato da un grande dinamismo che lascia lo spettatore estasiato a inseguire le innumerevoli figure che si agitano sopra di lui, quasi stessero per prender vita, è il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona, realizzato per la famiglia Barberini.
In questo affresco l'artista seppe accordare i principi dell'arte barocca al motivo encomiastico, riuscendo ad ottenere un perfetto bilancio fra sacro e profano. Si può notare infatti come la Divina Provvidenza, simbolo del cristianesimo, combatta contro il titano Crono, mentre chiede all'immortalità di cingere con una corona di 12 stelle le api, simbolo sia della Provvidenza stessa che della famiglia Barberini.